vi ha dato nessuna terra grondante miele e latte, io un idolo d'oro! Venite con me! Blasfemi! Idolatri! Voi conoscerete ancora amarezza e vergogna! In questo giorno Dio ha scritto per voi le sue leggi della vita e della morte, del bene e del male. Chi rifiuta di vivere seguendo queste leggi, di queste leggi perirà! Del Signore si abbatté su Israele e per mettere alla prova la loro obbedienza ai suoi comandamenti egli li fece vagare nel deserto per 40 anni, fino a quando la generazione che aveva commesso il male al suo cospetto si estinse. Ma gli occhi di Mosè non si oscurarono, né le sue forze si affievolirono, ed egli salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, e giunto che fu su quell'altura il Signore gli mostrò la terra promessa oltre il Giordano. Il Signore si adirò con me perché non gli fui del tutto fedele alle acque di Meriba. Ed egli mi ha detto: contempla la terra promessa da lontano, perché non ti sarà concesso di attraversare il Giordano. Io resterò con te. Io devo obbedire al Signore, Sefora, e restar solo. Guarda, Mosè. Il tuo popolo ha raggiunto le rive del Giordano. Nell'arca portano la legge che Dio ti ha ordinato di dar loro. Tu gli hai insegnato che non si vive di solo pane. Tu sei la fiaccola di Dio che illumina la via che conduce alla libertà. Io ti amo. Giosuè. Giosuè, consolida la tua forza e la tua saggezza, perché tu attraverserai il Giordano e guiderai il popolo. Io e i miei successori serviremo il Signore. Merv, dammi i libri. Eleazar, metterai questi 5 libri nell'arca dell'alleanza assieme alle tavole dei 10 comandamenti che Dio ci ha dettato. Andate, proclamate che la libertà è dono di Dio ovunque e ne devono godere tutti gli uomini.